partiti. Adelio fa partenza, su le sue tracce si porta Bosco Ciliegi, avendo a contatto all'interno troppo forte che filtra, troppo forte su Adelio e Bosco Ciliegi, quindi Coloxa, ancora Cala Regina e poi Bacchelor. Troppo forte, mantiene vantaggio nei confronti di Bosco Ciliegi, all'esterno si impegna Adelio, quindi ancora Coloxa. Cavalli che vanno sulla curva, troppo forte insiste nella sua azione in avanti nei confronti di Bosco Ciliegi che tiene largo Adelio, poi Coloxa a precedere Cala Regina e Bacchelor. Cavalli che affrontano l'ultimo tratto della piegata, troppo forte mantiene la posizione nei confronti di Bosco Ciliegi ed Adelio, poi Coloxa, Bacchelor e Cala Regina. Cavalli in retta d'arrivo, troppo forte continua nella sua fuga, troppo forte su Bacchelor che prova l'inseguimento, troppo forte su Bacchelor, gli altri sembrano più staccati, cavalli a 300 dal palo, con Bacchelor che viene deciso all'attacco, Bacchelor aggancia troppo forte, se ne libera e accelera, Bacchelor su troppo forte, più indietro gli altri, Bacchelor con estrema sicurezza nel tratto ultimo viene a staccare, vince chiaro e netto Bacchelor, secondo è troppo forte, per la terza Coloxa davanti ad Adelio. La prova per gli gentlemen riders e gli amazzoni, sorride ancora Bacchelor che anche sui 1600 replica una recente vittoria a 1900, corsa tirata, Bacchelor si presenta facile con Elisa Fogar e il signor Sagat al training, la scuderia Andrian Fogar.